Adesso andiamo a Pescara, vedo già nel collegamento Paolo Renzetti, la nostra finestra in diretta consueta. Paolo, buon pomeriggio a te, dove siamo oggi? Sì, grazie Jacopo, prendiamo la linea come dicevi bene da Pescara, siamo con il presidente della BCC Abruzzese di Cappelle sul Tavo, Michele Borgia. Dottor Borgia, buongiorno. Buongiorno, grazie per aver accolto il nostro invito, parliamo ovviamente oggi anche del settore economico finanziario della nostra regione, il settore bancario in particolare. Dottor Borgia, come state reagendo come BCC di Cappelle sul Tavo, ma un po' in generale il sistema creditizio della nostra regione, come sta reagendo e come sta fronteggiando questa emergenza sanitaria? Sì, in effetti questa grande e grave novità stiamo cercando di affrontarla intervenendo prevalentemente su tre direttrici. La prima è quella di contenere le ragioni di contagio e la seconda cercando di sostenere con iniezioni di liquidità e concessioni di sospensioni la clientela che sicuramente sarebbe andata in affanno, e la terza invece con interventi di natura sociale. Con riferimento alla prima modalità di intervento abbiamo deciso di aumentare i massimali per l'acquisizione di denaro attraverso i bancomat e di rendere automatizzate le modalità di acquisizione di denaro nella massima misura possibile, contingentando gli accessi in banca e garantendo comunque un servizio telefonico di interlocuzione. Nella seconda, nel secondo profilo invece è stato realizzato facendo in modo che le aziende che fossero andate in difficoltà per appartenenza ai settori produttivi più colpiti dalla crisi potessero godere di iniezioni di liquidità e concessioni, come dicevo prima, di sospensioni anche di durata superiore a quelle previste dai decreti ministeriali entrati in vigore in questo momento di emergenza, e quindi tutto il sostegno possibile, perché in azienda si ragiona col principio di cassa e non con principio di competenza come siamo abituati a fare invece nei bilanci. La terza modalità è stata quella di dare un immediato riscontro in termini di sostegno alle strutture sanitarie operanti sul territorio mediante l'acquisto di attrezzature sanitarie per il reparto di rianimazione dell'ospedale di Pescara, attraverso anche l'istituzione di una linea di ascolto garantita da psicologi che in fasce orarie danno la possibilità di confronto e sostegno psicologico a coloro che vivono da soli e che sono costretti in casa per le misure adottate. E infine la terza modalità è una modalità che tende appunto a garantire la fruibilità più immediata dei nostri servizi. Riteniamo estremamente importante la responsabilità che le banche di credito cooperativo, in particolare l'abruzzese che vive sul territorio di Pescara e comuni limitrofi, il senso di responsabilità e di servizio verso la clientela, per cui cerchiamo di garantire i servizi che ci accorgiamo essere utili, ma chiaramente siamo pronti e disponibili a modificare le tipologie di erogazione di servizi da offrire alla clientela ove ci accorgessimo di esigenze diverse da quelle che presidiamo attualmente. Presidente, come finestra davvero che ha un occhio privilegiato sul nostro territorio, avendo tante filiali proprio nella zona della provincia di Pescara, le chiedo come sta reagendo la popolazione, come stanno reagendo i vostri clienti, gli imprenditori che si appoggiano alla BCC Abruzzese di Cappelle sul Tavo a questa emergenza. Sono molti gli imprenditori che ci chiamano per conoscere le modalità attraverso le quali noi siamo in grado di spostare in avanti il calendario delle attività della riapertura, garantendo loro però la sopravvivenza in questo momento difficile. Per cui devo dire che c'è un comune sentire di preoccupazione, di disagio, circoscritto ai settori merceologici che erano più a contatto con la clientela al minuto, e quindi noi su questi settori, soprattutto sulle aziende che hanno dimostrato nel tempo di riuscire a creare valore,
intendiamo essere di presidio, di supporto, e le misure che ho poc'anzi elencato vanno prevalentemente, anche se non esclusivamente, nella loro direzione. Anche i professionisti sono preoccupati, ci contattano per conoscere le modalità con cui presidiare questo minor afflusso di ricavi che comunque avranno durante un periodo in cui la loro clientela sarà chiusa per coronavirus. Presidente, è scontato forse sottolinearlo, ma la piccolissima impresa, l'impresa familiare, a conduzione familiare, è quella che probabilmente pagherà le conseguenze peggiori di questa crisi, di questa emergenza sanitaria, e in questo caso subentra proprio la BCC, la banca che opera sul territorio. Proveremo a fare con tutte le nostre forze ogni possibile misura, a porre in essere ogni possibile misura per sorreggere tutti coloro che o avessero difficoltà di incassare o subiranno perdite, perché la clientela abituale che si rivolgeva per l'acquisto di beni e servizi non potrà farlo perché loro sono chiusi. È un problema di natura non più economica ma sociale, e noi come Banca del Territorio intendiamo svolgere un ruolo importante con tutte le nostre forze, con tutte le nostre disponibilità. Dottor Borgia, parliamo un attimo anche nel concreto di come state lavorando in questo periodo. Ovviamente le filiali sono aperte, però c'è una modalità ovviamente di lavoro ridotto come per tutte le attività del paese, ma vogliamo precisare che gli sportelli della BCC abruzzese di Cappelle sul Tavo sono aperti e sono a disposizione della clientela. Sicuramente sì, e noi stiamo lasciando nelle nostre reti informatiche, tra le quali anche Internet, Facebook, tutte le indicazioni per consentire al pubblico di contattare i nostri dipendenti e concertare un incontro attraverso il quale prospettare le esigenze che i clienti hanno. Quindi andiamo incontro ad un'operatività per appuntamenti, e questo lo facciamo per evitare le ragioni di contagio. Lo faremo anche nei prossimi giorni per il pagamento delle pensioni, che ovviamente vedono tanti pensionati accalcarsi già dalle prime ore dell'alba di fronte alle filiali per poter incamerare appunto la pensione. Anche con loro stiamo, anche per quanto riguarda loro, stiamo predisponendo una distribuzione temporale per nominativi di coloro che potranno fare accesso alle nostre filiali in maniera contingentata e concertata per poter incassare le pensioni e quindi utilizzarle per le loro esigenze. Jacopo, il presidente, il dottor Borgia, è a nostra disposizione per qualche domanda da studio, se lo ritenessi opportuno. In realtà, Paolo, è solo una, ed è più che altro una curiosità, visto che in questo certo. Periodo si parla molto di smart working, ma ovviamente volevo sapere dal presidente se c'erano state se avevano tastato con mano un aumento dei servizi online, del fatto che la gente usufruisce dei servizi online nella loro banca, testimonianza del fatto che la gente magari, che le persone preferiscono accedere ai servizi online perché non possono uscire piuttosto che recarsi allo sportello. Ecco, se avevano avuto anche loro la percezione di un incremento dei servizi online, dell'utilizzo dei servizi online. Certo, allora chiede il collega Jacopo Forcella da studio se è proprio in questo periodo particolare in cui i cittadini sono impossibilitati ad uscire, sono anzi invitati proprio dal decreto ad uscire di casa, se sono aumentati i servizi online, se la vostra clientela usufruisce più del normale di questi servizi che mettete a disposizione. Sì, questo è un tasto molto attuale, perché la nostra è un tipo di clientela abituata a frequentare le filiali molto più di quanto non accada nelle altre banche. Chiaramente questa novità introduce una rivoluzione nel tipo di relazione che dobbiamo da questo momento in poi e dovremo avere con i nostri clienti, i quali dovranno abituarsi a colloquiare con la banca sempre più utilizzando le piattaforme online, che vanno dall'home banking all'utilizzo
strumentazioni automatiche per l'acquisizione del contante, alla prenotazione di servizi attraverso anche canali telefonici, e questo chiaramente un po' cambia la strutturale modalità con cui le banche di credito cooperativo, non soltanto l'abruzzese, interloquivano con la propria clientela. Siamo sicuri che dopo una prima fase di disagio e di nervosismo la clientela capirà che ci sono delle nobili e ragionevoli ragioni per cui è opportuno cambiare il tipo di relazione, e noi faremo tutto quello, anche da questo punto di vista, tutto quello che è nelle nostre possibilità, anche per educare e istruire la clientela nell'utilizzo delle strumentazioni automatiche ed informatiche per fruire dei servizi bancari. Presidente, prima di chiudere, di salutarla, due parole: cosa si sente di dire agli abruzzesi, ai clienti della BCC abruzzese di Cappelle sul Tavo in questo momento particolare, un momento che non era mai stato vissuto dal nostro paese dal dopoguerra? Guardi, io non mi voglio incamminare su frasi di natura profetica che magari intravedono la soluzione al problema. Voglio semplicemente però ricordare a tutti che noi ci siamo, che siamo disposti ad accompagnare, per le esigenze che i clienti potranno avere, tutti coloro che si rivolgeranno a noi, per cui insomma, noi ci siamo, vogliamo essere di appoggio, vogliamo dare una mano all'economia locale, perché noi siamo una banca locale. Cercheremo chiaramente di non dare per scontata la conclusione di questa brutta esperienza in un periodo temporale breve, perché potrebbe non verificarsi questa ipotesi, e quindi cercheremo di organizzarci strutturalmente per far sì che tutto quello che a livello sociale sarà introdotto in termini di cambiamento dalla novità del coronavirus sia poi accompagnato e possa trasformarsi comunque in una prospettiva diversa ma ugualmente sostenibile per la collettività locale. Grazie davvero, grazie al dottor Michele Borgia, presidente della BCC abruzzese di Cappelle sul Tavo. Grazie per il suo contributo. Grazie, presidente, per averci dato voce. Da Pescara è tutto, con la collaborazione tecnica di Loris Bennato. La linea può tornare allo studio. A te, Jacopo.